Mia figlia ha detto: perché abbiamo tutti questi casi che sono rotti? E io ho detto: così siamo meglio di tanti e ci sono quelli che sono meglio di noi. Questa è la piccolina, è qua nel... Lei appena 2 mesi. Questo è il simbolo di mio figlio, che a lui piace l'Inter, è interista. Vengo dal Marocco, ho 42 anni. Faccio cameriera al ristorante di Fontanili. Ho 2 figli, uno ha 11 anni e la piccolina 6. Lui mi dice: ma perché hai tutte le foto della tua figlia? A me no. Sono venuta a Milano nel 2009. Ho avuto tanti problemi, che sono rimasta senza permesso di soggiorno per un bel paio di anni. Per cercare un lavoro senza documenti è difficile. Una mamma con 2 figli, beh, no, avevo solo uno, ma l'altra ero incinta. Nessuno ti affitta la casa senza il contratto, senza il permesso di soggiorno. Subito quando sono venuta a Milano, sono stata sposata con il mio ex, sono cominciati un po' di problemi. Lui è andato via e sono stata con lui di nuovo. Perché dico che non posso stare da sola con un figlio, è più difficile. E invece ho fatto un errore, ho rovinato la mia vita veramente, perché dopo quello sono stati tanti tanti problemi, anche peggio di prima. A ottobre deve essere tutti questi palazzi, questi qua e quella parte lì, che dovranno essere chiusi tutti, e non sappiamo ancora niente proprio. Quelli che sono vecchi qua, che sono stati 20 anni, 30 anni, che comunque hanno cominciato di andarsene perché l'hanno offerto altri appartamenti. E vicino io non so quali soluzioni che dovranno fare ancora. Quando sono entrata qua ero in quella difficoltà e non voglio farla di nuovo perché è un peso terribile. Mia figlia ha detto proprio stamattina: ma perché abbiamo tutti questi casi che sono rotti? E io ho detto: così noi siamo meglio di tanti e ci sono quelli che sono meglio di noi. Tornare in Marocco non ci ho pensato mai, perché ho detto a me: io sono venuta qua da sola e torno con 2 bambini giù. Non è che i miei stanno bene, dicono, io ho 2 figli. Ho detto: magari io cerco di andare avanti, e fino adesso, grazie a Dio, sto andando avanti. Adesso faccio un giro verso il camion dell'emergenza, che è stata una bella cosa che ho conosciuto loro veramente. Mio figlio, c'è 2 amiche, Luca e Eugenio. Lui è andato tante volte a casa di loro. Lo sai come sono i bambini, sentono la differenza subito. Di più c'è la mancanza del padre. Quando sono andata lì, lui ha preso i bambini e vuole scappare con loro. E da quando sono andata nel 2016 non sono tornata più giù. Io, se perdo i miei figli, divento matta, veramente. A Giambellino mancano tante tante cose. La prima cosa è di stare serene, perché è stato un omicidio proprio 2 mesi fa all'angolo di là, e rifiuti dappertutto. Io veramente arrivo da una città in Marocco, si chiama la Svezia del Marocco. È una città bellissima e pulita. La mia zona, che dice che è il terzo mondo comunque, e trovi una città così, perché Milano è in questa maniera. Adesso sì, stanno pulendo, stanno facendo tante cose, ma manca tantissimo. Ciao Lori. Come stai? Tutto bene? A posto? Abbiamo fatto la visita l'altro giorno per l'alpinista. Ah, come sta? Come è Sì, ma andata? è rimasto come figlia. Da quando sono venuta qua in via Audazio, l'ho conosciuto loro. L'ho scoperto quando avevo il problema delle tessere sanitarie dei miei figli. Io sono arrivata qua a Milano nel 2017, mi ricordo che già c'eri, no? Sì, ma io venivo dal 2016. La bimba, scusa, però piccola È appena piccola. nata lei, quando aveva solo 8 mesi, quando l'ha conosciuta Sì. lei. Guarda. Allora. Ok. Vieni, cara.
loro ti offrono di dire guarda che c'è questo posto, ti spiegano come si fanno le cose per avere il medico, ti prendono anche appuntamento, ci sono tante cose che non conosciamo, non abbiamo l'idea com'è. Qui offriamo un servizio di medicina di base, prestazioni infermieristiche e orientamento sociosanitario. Ciao Ahmed, vieni pure. Ok. Ma hai bisogno anche di vedere il medico? Ok, adesso appena i mediatori saranno pronti, lo faremo salire per una prima parte di mediazione e orientamento sociosanitario. Dopodiché passeremo all'ambulatorio medico dove il dottore lo visiterà. L'utenza che intercettiamo è costituita da un'utenza abbastanza variegata che manifestano difficoltà di accesso al sistema sanitario nazionale per varie ragioni, per difficoltà linguistiche ma soprattutto per delle barriere di tipo amministrativo. Esistono poi dei nuclei particolarmente vulnerabili, in particolare in questa zona si tratta molto spesso di donne rimaste sole con i bambini in un contesto sicuramente molto difficoltoso. Incontriamo comunque sempre delle storie di grandissima resilienza, di persone che comunque si fanno anche portavoci poi di quella che è l'avvicinamento delle fasce più vulnerabili della propria comunità. Senza di loro non sappiamo cosa facciamo veramente. Non è che danno i pacchi e basta, finita lì, no, hanno tante cose anche, fanno di tutto. Sono grandi veramente.